Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi ho pensato di realizzare con voi la prima pagina della mia agenda di ottobre, quindi la pagina con il calendario di ottobre, che è appunto la prima pagina che utilizzo, la pagina in cui vedo tutto il mese al completo. Per farlo, ho pensato di utilizzare i materiali nuovi che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video e precisamente quello che ho ricevuto dal sito Global Land. Così andiamo a provarli e vedere se funzionano, se sono validi e se sono anche utili. Per la precisione andremo ad utilizzare gli stencil, questi, poi questo, le lettere, insomma, vedremo in corso d'opera che cosa mi servirà. E poi volevo anche provare i timbri, quelli con i giorni della settimana, vedere insomma se sono funzionali e semplici da usare. Nel sito di Global Land trovate un sacco di articoli riguardanti il fai da te, come gli stencil e i timbri che andremo ad utilizzare in questo video, ma anche un sacco di altri articoli. Vi lascio il link per andare a curiosare nel sito giù nell'info box, assieme al codice sconto che è Selena5 e che potete utilizzare per risparmiare qualcosina nel caso abbiate bisogno di qualcosa. Per realizzare questo tipo di pagina per la mia agenda ho scelto i fogli bianchi a buchi, perché poi io lo vado ad inserire in un quadernone ad anelli, che per me è più utile per diversi motivi, anche per il fatto che posso spostare le pagine continuamente, insomma, sull'agenda, oppure portarmi via quelle che mi servono. Quindi direi di cominciare. Penna in mano e partiamo. Dunque, comincio andando ad utilizzare i due stencil che mi aiutano a realizzare la griglia, proprio il calendario mensile per il mese di ottobre. È praticamente già disegnata, devo soltanto ricalcarla. La posiziono semplicemente nel foglio e vado a colorare gli spazi vuoti che sono da riempire. Appunto, io utilizzo con la penna, voi ovviamente potete utilizzare matite, pennarelli, quello che preferite. Aggiungo l'altra metà della griglia facendo combaciare le linee che ho già disegnato. Ora vado a prendere lo stencil con il nome dei mesi e ovviamente utilizzo quello con scritto il mese di ottobre. Lo metto in alto a destra nell'angolino. E per ultimo utilizzo questo stencil dove ci sono diverse decorazioni. Io vado ad utilizzare questo qua con le foglioline. Lo applico sotto il mese di ottobre e questa volta utilizzo direttamente un pennarello. Ora devo scrivere i nomi dei giorni della settimana in questo punto qui e per farlo utilizzo gli stampi in silicone con delle forbicine, con la punta fina vado a ritagliare il pezzettino che mi serve. Comincio rimuovendo lo stampo intero dalla sua base. I nomi del giorno della settimana sono su questa riga qui, quindi la penultima. E con la forbicina vado a ritagliare il silicone cercando di non rovinare ovviamente le scritte in basso, che le riapplico al suo posto. E anche da questo lato, questa è la strisciolina con i nomi. Questo è un pezzettino di plastica rigida che serve per posizionare i timbri nella posizione di cui abbiamo bisogno. Con l'aiuto del foglio che ho appena disegnato, appoggio il mio stampo
sul punto in cui devo fare i timbri e posiziono i mesi della settimana alla distanza giusta. Allora, li taglio singolarmente. Cominciamo con il lunedì, che posiziono qua. Allora facciamo due giorni per volta. Qui c'è il lunedì e qui c'è il martedì. Vi ricordo che vanno posizionati al contrario, perché poi lo stampino viene capovolto e quindi poi saranno nella posizione giusta. Verifico che siano nel punto in cui voglio applicare il timbro. Ora semplicemente realizzo il timbro, quindi aggiungo l'inchiostro e timbro sulla carta. È venuto perfetto. Quello che devo fare adesso è ripetere la stessa operazione per tutti i giorni della settimana. Inchiostro, stampo. Perfetto. Ed infine si risistemano i timbrini al loro posto, così non vanno persi. Adesso lo stesso procedimento lo faccio con i numeri che devo inserire sul calendario e vado a timbrare. Passo nell'inchiostro, timbro. Oh no, li ho messi al contrario questi. Allora, dato che ho sbagliato, perché ho invertito i numeri, non li ho messi al contrario, dopo avervelo ripetuto 250 volte, vado a rimediare semplicemente utilizzando una di queste gomme qui, che diciamo rimuovono la superficie della carta in modo molto delicato e leggero, e quindi elimina l'errore senza farlo notare più di tanto. Per fare le decine semplicemente attacco l'1 e lo timbro tutte le volte che è necessario a fianco al numero che ho precedentemente già timbrato. Vabbè, avete capito come si fa, io continuo e finisco il mese. A questo punto ho finito di timbrare tutti i numeri, voglio realizzare un spazio per le note in questo punto qui, quindi andrò ad utilizzare questo stencil qui, che sono delle semplici finestrelle con un'etichetta, però invece che utilizzarlo in modo verticale lo realizzo in modo orizzontale. Realizzo anche lo stampo sotto senza però utilizzare l'etichetta. Ora ricalco questa etichetta qui, la ricalco anche sotto, mi traccio la riga per rifarla nel punto giusto. Stessa cosa per l'ultimo pezzettino qui sotto, quindi aiutandomi con la guida, con la linea di guida, con la misura ci dovrei essere qua, e poi realizzo l'ultimo pezzettino da un lato. Ok, manca l'ultima riga, che è quella che non ho realizzato in questo punto qui perché è troppo corta, e quindi utilizzo sempre una delle righe che ho qua, però in un altro modo.
faccio riferimento con la punta dell'etichetta e con l'ultimo e con il punto in cui finisce questa riga. Ora si decora un pochino e io penso di utilizzare il verde e il rosa. Posiziono il mio fiorellino qua. Utilizzo questa volta un inchiostro rosa. E lo applico al centro di questo stencil. Direi che è perfetto. Coloro anche la domenica in modo da metterla in risalto rispetto al resto della settimana. Per ultimo, per riempire questa zona qua, ho pensato di realizzare ancora uno spazio per delle note o per delle date importanti. E questa la metto in evidenza con il pennarello verde. Qui magari vado a scrivere qualcosa di importante, cose che non devo assolutamente dimenticare questo mese. Se avete paura che si sposti lo stencil e avete timore di spostare le righe, vi consiglio di fissarlo applicando un pezzettino di scotch di carta per fissarlo, in modo che non si muova. Dunque, alla fine questo è il risultato finale, è il mese di ottobre, quindi il nome del mese, il calendario mensile, uno spazio per le note importanti e qui altre eventuali note o date da ricordare o qualsiasi appuntamento o cose da fare o da non dimenticare. Fatemi sapere come vi sembra il risultato e ditemi cosa cambiereste o modifichereste di questa pagina. Non mi resta altro che riempirlo in tutte le sue sezioni in modo di avere tutto il mese sotto controllo. È una delle pagine di agenda che utilizzo di più in assoluto. Avevo momentaneamente messo in pausa le mie agende perché mi impiegava troppo tempo disegnarle mese per mese, settimana per settimana, ma devo dire che con l'aiuto di questi stencil è assolutamente tutto più veloce, più pratico. Davvero impiego un quarto del tempo che ci metterei generalmente, quindi molto molto contenta di questa scoperta. Vi ricordo che potete trovare giù nell'info box il link per trovare i prodotti che ho utilizzato in questo video, il link del sito e anche il codice sconto assieme a tutte le informazioni che vi possono tornare utili. Con questo è tutto, lasciate un mi piace, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!